Benvenuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo nel campo di bocce, qui Padre Pio spesso veniva insieme agli altri frati per trascorrere qualche ora e tanto, qualche minuto di relax insieme ai suoi confratelli. Oggi vogliamo raccontarvi all'indirizzo di posta elettronica che vedete in sovraimpressione la storia di Roberto. Roberto ci ha scritto e ci ha raccontato che si è trovato ad affrontare un momento difficile della sua vita. Era il 1997, dopo tanti anni di lontananza, lontananza da Dio, con una serie di delusioni affettive, personali alle spalle. Lui racconta: mi ritrovo senza laurea proprio perché avevo abbandonato gli studi, ho preso troppo da questa situazione d'affetto, d'amore, senza lavoro, con un futuro avvolto in una nebbia, in una incertezza. Deciso a cercare una svolta, Roberto si reca in una città del nord per cercare lavoro. Qui resta in questa città del nord, non specifica quale, per circa una settimana. Tuttavia, la sera prima della partenza avvenne qualcosa di straordinario. In quella notte Roberto fa un sogno. Un sogno che lui dice avrebbe cambiato il corso della mia vita. Si trova per le strade della sua città d'origine quando incontra Padre Pio, guidato da una forza particolarmente, lui definisce, misteriosa. Lo segue in un appartamento vuoto, dove Padre Pio comincia a pregare incessantemente. Roberto poi è attratto da qualcosa che è sul tavolo, una torta rossa e bianca esposta lì. Chiese timidamente proprio a Padre Pio se poteva prenderne una fetta. Padre Pio con un gesto di consenso glielo permise. Al risveglio Roberto si sente così pervaso da una sensazione di pace, di fiducia, ma non avrebbe mai potuto immaginare cosa lo attendeva quel giorno. Infatti, mentre distribuiva gli ultimi curriculum in città, perché aveva già deciso di ritornarsene, si imbatte in un'opportunità di lavoro inaspettata, un'offerta di impiego a tempo indeterminato in un fast food del centro commerciale. Incredulo di fronte a questa fortuna, si reca nel locale a firmare il contratto. Fu lì che, guardando attraverso la vetrina, vide esposta una torta. Esattamente, lui scrive, quella del sogno. Dopo aver firmato il contratto, Roberto ha deciso di rimanere in quella città dove ha continuato così a lavorare con successo in vari settori, ma quello che lo ha colpito ancora maggiormente è appunto la presenza continua di Padre Pio nella sua vita, questa improvvisa fortuna, questa dioincidenza, questa volontà di Padre Pio di dargli una mano, bensì così la consapevolezza di essere stato guidato, guidato da Padre Pio che lo aveva condotto lungo un percorso inaspettato, ma pieno di significato.